Ciao 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 a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. È una giornata veramente orrenda. C'è un allerta meteo dalle mie parti, con la previsione purtroppo di allagamenti, inondazioni per chi vive vicino ai corsi d'acqua, pericolo di frane. Siamo in piena collina, montagna qui, per cui siamo tutti con le antenne ben dritte, hanno chiuso le scuole qua a Bergamo e provincia anche, le scuole medie superiori, per evitare un afflusso, perché i ragazzi si spostano con i mezzi e quindi o addirittura in auto, per cui per evitare afflussi e intasamenti sulle strade, hanno chiuso le scuole, quindi la situazione non è proprio bellissima. Però veniamo a noi, non, insomma, se voglio fare dei video di intrattenimento, cerchiamo di evitare un po' le cose pesantucce, anche perché basta accendere un qualsiasi mezzo di informazione, TV piuttosto che siti, ecco, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Comunque va bene, vediamo un po' cosa facciamo oggi. Ho qui tutte voi, siete tutte qua dentro. Chi mi ha fornito gentilmente il suo luogo di residenza, ho segnato tutti qua, perché ho promesso di leggere i vostri nomi, di chi mi ha lasciato appunto i suoi. Le sue latitudini e longitudini, per così dire, e ci sono anche dunque tre persone che mi seguono dall'estero, italiane che mi seguono dall'estero, e ne ho aggiunte parecchie a quelle ai nominativi che già vi avevo letto, ne ho aggiunti tanti altri, ma voglio rileggervi tutte. Se portate pazienza, citerò tutti i vostri nomi con qualche particolare magari che mi avete descritto, aggiunto e lo voglio appunto riferire anche qua. Inizio subito con chi mi segue dall'estero e sono Claudia Gianoglio che mi segue dal Sudafrica, da Johannesburg, lontanissima, però vicina, no? Vicina coi sentimenti. Poi, l'avevo già citata, la rinomino Maria Rita 72 che mi segue dalla Svizzera e poi dalla Germania il mio relax che è sempre molto carina, mi lascia sempre dei commenti molto affettuosi e la ringrazio. Iniziamo subito con la Lombardia, rileggendo chi mi aveva già dato il suo nominativo e se ne sono aggiunti parecchi altri. Quindi dalla Lombardia mi seguono Carla Colombo dalla provincia di Como, Sara Panzeri da Bergamo, Maria Grazia Poletti da Bergamo, Giusy, che è una mia grande amica, Giusy ha il canale Giusy Nails and Beauty da Seregno, in provincia di Milano, Cristina Faita da Brescia, Giancarlo Gian dalla provincia di Milano, Franca Padovani da Colonio al Serio, provincia di Bergamo, Dani Dani da Lecco, la mia nipote Stefania dalla provincia di Bergamo, vive nel paese dove io sono nata, Albi, l'ho detto in dialetto, Roberta che ha sempre il mio affetto grandissimo e lei sa perché. Lidia Giudici dalla provincia di Brescia, Paolina 9867 da Cassanodadda in provincia di Milano e a queste amiche che già mi avevano dato appunto il loro comunicato la loro residenza si aggiungono Marina Bertanza dalla Valsabbia in provincia di Brescia, Rose Rose 2154 dalla Lomellina, Pavia. Però è originaria di Milano. Sandy, anche lei, Sandy, mi commenta sempre, sempre molto molto carina. Sandy da Lumezzane, provincia di Brescia. Poi Elena Martin 4590 da Mantova, Mantova che ho visitato l'anno scorso, bellissima città. Poi
Poi Teresa Carenini, 5275 da Torre de Busi, provincia di Bergamo. Franca Biffi, 3163 da Brembate Sotto, sempre provincia di Bergamo. E poi una certa Giuliana, che è mia sorella, che anche lei vive in provincia di Bergamo, sempre come mia nipote ad Albi. Tra l'altro abitano vicine. Poi abbiamo Daniela Riboldi, Milano città, che è stata molto carina nel commento perché ha detto che io sono una di voi, mi ha scritto sei una di noi, è uno dei commenti più belli che possa ricevere proprio questo, sentirmi una di voi. Poi Sabrina Mazza da Spinadesco in provincia di Cremona e Lorena Migliavacca da Spino d'Adda, provincia di Cremona ancora. A Lorena voglio mandare un saluto speciale. Non è un momento bellissimo per lei, ti sono vicina. Lorena, ti abbraccio forte, tu sai cosa ti ho detto in privato, io sono qui. Poi andiamo in Puglia, dalla Lombardia scendiamo in Puglia. Vi avevo già letto i nomi di Antonia Avellino da Bari. Sempre molto molto carina con me, Lucia Rizzo dalla provincia di Taranto e Laura Valla 1822 da Bitonto, Bari. A loro si aggiunge Angela Laneve da Taranto. Che bel nome Angela Laneve, sembra il nome di un'attrice. Bello, mi piace. Risaliamo ancora un po' su, andiamo in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna vi avevo letto già il nome di Sofì, appunto dall'Emilia-Romagna, mi ha scritto solo Emilia-Romagna, Sofì 9304, poi Giulietta Bellettini 1954 dall'Appennino Modenese e qui aggiungiamo, si sono aggiunte Patrizia Maran dalla provincia di Bologna, Silvia Mazzali dalla provincia di Modena, io pronuncio come mi viene da pronunciare, poi magari invece non è Mazzali ma Mazzali, però chiedo scusa se leggo con l'accento sbagliato il vostro cognome, chiedo scusa appunto. Poi Antonella Persiani da Monghidoro, provincia di Bologna, Monghidoro che è il paese da cui è originario Gianni Morandi, Marinella Gulinelli da Ferrara, e sempre da Ferrara, Maria Lu 1963. Ciao ragazze. Dove andiamo adesso? Andiamo in Veneto. Allora, del Veneto vi avevo già citato Elisa Gabioli dalla provincia di Vicenza e Giuliano Benetti pure da Vicenza. E qui abbiamo aggiunto Bleu Crayon 87, il suo nome vero è Silvia, da Taglio di Po in provincia di Rovigo. È un paese sul bellissimo delta del Po. Se avete occasione di visitare quella zona, è veramente bellissima. Poi Stefania Bonaldi da Verona, Liviana Zanetti da Treviso, Valentina Bolisani dalla provincia di Verona. Anche lei ha avuto una definizione per me che mi ha quasi commosso, senza quasi, e mi ha definito il suo angolo di pace. Cioè, voi veramente mi affidate una grande responsabilità, ragazze, però ne sono veramente orgogliosa. E infine, Marilena 2750 da Padova. Dalla Sardegna è rimasta solo la mia amica Antonietta da Nuoro. Chissà se c'è qualche altra amica dalla Sardegna che mi segue. Io spero di sì. Poi, Friuli Venezia Giulia, facciamo un altro salto. Daniela Passavanti da Udine, che già avevo citato, e si è aggiunta Manuela Gaspardo dalla provincia di Udine ancora. Andiamo nel Lazio. Avevo già letto i nomi di Anna Rosatelli da Roma, semplicemente Sonia, un'altra mia amica da Anzio, e Silvana Blonda da Roma ancora. Si aggiungono sempre da Roma Fiorella Ambrosi, Stella Marina 494, Roby B6187 e dalla provincia di Roma Anna DL7305.
Ci trasferiamo dal lato opposto del Lazio, nelle Marche. Nelle Marche questi sono tutti i nominativi aggiunti dopo la prima lettura che avevo fatto. La mia amica Samuela Montecchiani da Sirolo, dal Conero, che è una zona anche lì meravigliosa. Io lo dico sempre, l'Italia è tutta meravigliosa. Comunque anche il Conero, io ci sono stata in vacanza a Numana, è veramente bellissimo. Poi Carla BP7PD, questo è il suo nick, Carla, dalla provincia di Ascoli Piceno, e Jess86 dalla provincia di Macerata. Andiamo in Liguria, torniamo su, andiamo verso ovest, andiamo in Liguria e abbiamo Claudietta Folletta, è un bellissimo nick questo, da Genova, Mariangela Mazza dalla provincia di La Spezia, e Belve Sitter Angela da Genova ancora. Scendiamo giù, 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 andiamo in Sicilia, la bellissima Sicilia. Allora, questa amica Elisa Cannici, che sta in provincia di Palermo, si è spostata restando sempre nella provincia di Palermo, prima in montagna e poi sul mare. Beata lei, che meraviglia. Poi, l'avevo già citata prima, per quelle residenti all'estero, le amiche residenti all'estero, Maria Rita, 72, che è in Svizzera, però è originaria di Catania. Andiamo in Toscana e c'è, dalla Toscana che mi segue, Valentina Fabbri, 4863, da Arezzo, e Laura Lau, 86, da Pistoia. Umbria, la verde Umbria, il cuore dell'Italia. Francesca Udino 9126 da Perugia. Vania Nucciarelli 5831 sempre da Perugia. E ancora da Perugia Simona R 6283. Tutte e tre a Perugia. Potreste trovarvi per un caffè, ragazzi. Organizzatevi. Fate un raduno, le amiche di Sontina, fate un raduno. Un invito anche per tutte le altre amiche, ovviamente, sarebbe bello davvero. Poi in Piemonte, Daniela Soligo da Settimo Torinese, in provincia di Torino, e Ornella Olivero da Cuneo. Campania, andiamo in Campania. Allora abbiamo Matilde di Capua da Castellammare di Stabia, Napoli. Poi c'è Giovanna Novi Piccardi da Napoli, che però nel commento me l'ha scritto sotto il video in cui parlavo del mio ragù. Avevo detto che mentre parlavo, che il ragù alle mie spalle, sul fornello alle mie spalle, stava bollendo, stava cuocendo, anzi stava pippiando, come dicono a Napoli, e lei infatti molto carinamente mi ha scritto: io ti seguo da dove pippia il ragù. Mi ha strappato proprio un sorriso, grazie Giovanna. Poi la mia dolcissima Miss Aldrin da Napoli, un bacione tesoro a te, la bimba. Poi Francesca Landoli da Napoli Mergellina, però lavora a Roma. In Trentino, dal mio Trentino, per il momento c'è solo Jerta Poli da Riva del Garda, in provincia di Trento, che mi segue. Io spero ci sia qualcun altro, però io amo tantissimo il Trentino, io amo tutta l'Italia, ragazzi, ve l'ho detto fino alla noia, però io penso che con tutti i problemi che abbiamo non esista un paese più bello del nostro, più bello dell'Italia. Vi abbraccio tutte, sorrido a tutte, vi aspetto in un prossimo video. Un bacione, alla prossima.